Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video dove parlo della storia della musica, partendo dalla musica preistorica alla musica moderna. In questo secondo episodio vi parlo della musica medievale. Nel Medioevo la musica aveva soprattutto carattere sacro e veniva utilizzata soprattutto nelle celebrazioni religiose. La massima espressione musicale è costituita dal canto gregoriano, dal nome del Papa Gregorio Magno. Questo tipo di musica inizialmente era di tipo monodico, ad una sola voce, poi divenne polifonica, cioè più voci che intonano insieme melodie differenti senza che venga meno la coerenza dell'insieme. In questo periodo, oltre al prevalere della musica sacra, si faceva anche musica profana e strumentale, utilizzata nelle feste come ad esempio il carnevale. Uno degli inni emblematici di questo periodo è l'inno Veni Creator Spiritus, attribuito a Rabano Mauro, vissuto nel IX secolo. I primi tentativi di scrittura musicale risalgono al IX secolo, quando si cominciarono a scrivere alcuni neumi sopra le parole dei canti sacri. Il neuma è un segno che indica una o più note che devono essere cantate su un'unica sillaba. Delle note viene indicata l'altezza, ma non la durata. Infatti la scrittura neumatica è amensurale. Inizialmente i neumi venivano scritti senza alcun rigo musicale. Dopo alcuni secoli si iniziarono a tracciare una o due linee davanti alle quali venivano scritte le lettere C e F in funzione di chiavi, per indicare le posizioni del Do e del Fa. In seguito fu inserita la lettera G per il Sol. In seguito si giunse al tetragramma, un rigo di quattro linee, e intorno all'anno 1000 il monaco Guido d'Arezzo cambiò il nome alle note, prendendo in considerazione le prime sillabe di ogni verso dell'inno a San Giovanni Battista, Ut queant laxis, cantata ognuna su una nota diversa della scala ascendente, dal Do al La. La serie di note dall'Ut al La fu chiamato esacordo. È solo nel XV secolo, dalle iniziali delle parole, San Joan, fu dato il nome alla nota Si, mentre nel XVII secolo alla nota Ut fu dato nome Do. Dopo il 1000, in Europa, si sviluppò una novità musicale che da quegli anni in poi distinse la musica europea da quella degli altri continenti, cioè l'invenzione della polifonia. Dai canti gregoriani, che erano monodici infatti, si passò a canti con più voci, dove la seconda voce procedeva parallelamente alla prima, con un intervallo di quarta o di quinta rispetto alla prima voce preesistente. Questa era la tecnica dell'organum parallelo. Negli anni questa tecnica divenne più sofisticata, tanto che la seconda voce poteva procedere per moto contrario, tecnica del contrappunto, per poi arrivare negli anni successivi a far cantare alla seconda voce gruppi di note, chiamati melismi, contro ogni singola nota della voce preesistente, tecnica dell'organum melismatico. Poiché serviva una scrittura musicale per sapere con precisione la durata delle note, nacque la notazione mensurale. Nell'Alto Medioevo la Francia era divisa in due aree linguistiche: la lingua d'Oc, Francia meridionale, e la lingua d'Oïl, Francia settentrionale. In entrambe le tradizioni c'erano temi ricorrenti, come l'amor cortese, inteso come omaggio del cavaliere verso la dama. In quegli anni si afferma la figura del poeta musicista, che componeva poesie accompagnate da lui stesso con della musica. Questi poeti cantori erano chiamati trovieri, al nord, mentre al sud erano chiamati trovatori, e lavoravano nei castelli dove vivevano i nobili. I menestrelli, invece, si esibivano nelle strade dei borghi e delle città. Nell'insieme dei territori che costituivano l'impero germanico, la vita si svolgeva prevalentemente dentro i castelli o nelle abbazie degli ordini religiosi. Nel 1803 è stato ritrovato un manoscritto in un'abbazia tedesca risalente al XII secolo, che ha permesso di far luce su un repertorio profano in lingua latina e tedesca. Questo repertorio è chiamato Carmina Burana, cioè Canti di Bauern, dall'abbazia dove è stato trovato.
Si tratta di canti monodici prodotti dai goliardi, cioè studenti delle scuole ecclesiastiche e delle prime università laiche. Questi giovani erano chiamati clerici, vagantes, poiché vagavano di castello in castello, di borgo in borgo, inneggiando alla vita vissuta intensamente e ironizzando contro i poteri religiosi e laici, sempre con spirito originale e al di fuori degli schemi comuni. Infine passiamo all'Italia, che ebbe un momento di particolare splendore musicale nel basso Medioevo, quando si sviluppò la civiltà dei comuni. Dalla metà del XII fino alla metà del XIV secolo, la cultura subì un processo di laicizzazione, che portò al fiore dell'ars nova in musica, termine coniato per distinguerla dalla musica degli anni passati, chiamata ars antiquata. Nell'ars nova si dava più spazio alla musica profana, cantata nelle lingue nazionali e in uno stile polifonico sempre più complesso. I maggiori centri dell'ars nova furono la Francia e l'Italia. Tra i compositori italiani di questo periodo ricordiamo Antonio Zaccara da Teramo e Francesco Landini. La forma più importante dell'ars nova fu la ballata, che era una forma poetica destinata ad essere musicata e danzata. Bene, per questo video è tutto, vi ricordo di iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti e lasciare commenti se volete altri video come questo.